Bene, accogliamo in mezzo a noi Nicola. Buonasera a tutti, bentrovati. Sono davvero contento di vedervi così numerosi, così presenti. E noi stasera, vedi, attraverso la tua parola, questo vogliamo ricevere, una testimonianza di un uomo convinto della scelta che ha fatto. Che sappiamo ormai, ha iniziato il tuo percorso in un modo. Poi ad un certo punto della tua vita, nel 2006, c'è stato questo incontro particolare, decisivo, che ha cambiato notevolmente la tua vita e gli ha dato un tono, un colore, uno spessore, un sapore che prima, pur potendo permetterti tutto, non aveva. Buonasera a tutti, grazie per questo invito, grazie Leonardo perché il tuo cuore ha permesso tutto questo. Io vorrei fare un applauso a lui prima perché è stato l'artefice di questa serata, che pertanto potrà essere, anzi sarà, la svolta della vita, così come è accaduto a me. A volte non serve fare 13 all'Enalotto o ricevere chissà quale bella notizia dalle banche o altre cose per poter dire è arrivata la svolta. A volte, anzi spesso, quello sono delle trappole, perché ti fanno credere che è la svolta, quando invece non è la svolta. E quindi io all'inizio, quando sono arrivato qua e ho accettato questo invito, ho detto sempre a Leonardo: vengo perché? Perché sono sicuro che non la mia presenza, ma quello che si dirà potrà e sarà la svolta per tante vite di persone che stanno cercando le soluzioni, stanno cercando la verità a quella insoddisfazione che è dentro il nostro cuore fin dalla nascita. E che c'è un problema che va compreso qual è, che non è, ripeto, un problema economico, non è un problema di matrimoni, non è un problema di relazioni, non è un problema di niente, è solo un problema, come diceva Leonardo, di amore. Il grande problema delle persone è la mancanza di amore. E quello che ha cambiato la mia vita è incontrare l'amore. L'amore cambia, l'amore copre, dice la parola di Dio, tanti peccati, tante cose che non vanno. È l'amore che copre, è l'amore che ti permette di vivere e avere la gioia di voler restare qui su questa terra. L'amore vero è quello che si costruisce con le persone, ma ci vuole tempo e non finirà mai questo tempo, perché bisogna seminare sempre, ogni giorno nelle relazioni. Se vuoi che l'amore cresca, e bisogna seminare con tutti i difetti dell'uno, dell'altro, ci vuole comprensione, ci vuole buonsenso, ci vuole rispetto, ci vogliono tutte queste cose che allenandoti poi le puoi usare nelle partite, perché se io non mi alleno durante la settimana e non faccio allenare i miei giocatori, a domenica perché pretendo di avere un risultato? Se non li ho fatti allenare, perché pretendi di poter amare, di amare bene quando tu non ti alleni all'amore? Dico sempre, quando vado a dare qualcosa io vado sempre via benedetto. Voi mi avete benedetto, anche se siete stati zitti, non avete detto niente, ma voi avete dato valore alla mia vita stasera, perché solo il fatto di avermi rispettato e di avermi ascoltato per me è un grande gesto di onore.